Combattere il mal di schiena. Sono sempre di più le persone che avvertono dolori articolari, collo, schiena, ginocchia, per non parlare delle persone che avvertono costantemente stanchezza e rigidità muscolare dopo un'intera giornata di lavoro. Le cause di tutto ciò possono essere le più svariate. Ci può essere un problema congenito, quindi una patologia che determina dolori articolari o muscolari. Ma nella maggior parte dei casi le cause sono da ricercare nello stile di vita, cioè l'inattività, la sedentarietà, la rigidità muscolare, in generale lo stress. Tutti fattori esterni sui quali tu puoi direttamente agire mettendo in pratica alcuni semplici accorgimenti ed esercizi nella tua quotidianità. Effettuare esercizi di mobilità articolare per scaricare la schiena, il collo, dallo stress e il sovraccarico accumulato durante la giornata e migliorare così in generale la tua elasticità e la tua mobilità articolare. Lavorare sulla respirazione e la funzionalità diaframmatica. Il diaframma è un muscolo e in quanto tale può essere allenato. Inoltre devi sapere che il diaframma è strettamente legato alla mobilità della tua schiena. Quindi imparare a respirare in modo corretto e migliorare la funzionalità del tuo diaframma ti aiuterà notevolmente a distendere la muscolatura della tua schiena e a scaricare ulteriormente così lo stress. Potenziare la tua muscolatura. In particolar modo ti parlo dei muscoli addominali e lombari, quindi quella fascia che riveste le ultime vertebre lombari della tua colonna vertebrale. In questo modo andrai a sostenere la tua colonna vertebrale in modo tale da evitare un eccessivo sovraccarico durante la giornata. Ed infine, tanto stretching. Perché un muscolo elastico è un muscolo in grado di sopportare meglio lo stress che subisce durante la giornata ed è soprattutto in grado di recuperare al meglio dopo una giornata intensa di lavoro, magari passata 8 ore sedute a una scrivania.